Paganese Latina domenica alle 18 in diretta TV su Sport Italia, un impegno gravoso soprattutto per le basse temperature previste allo Stadio Torre. Ma mister Grassadonia non si perde d'animo e insiste in queste ore con speciali forme di allenamento fisico per i suoi calciatori, comprese partitelle in famiglia sotto i riflettori in notturna come stasera a San Mango Piemonte nel Cilento. Aggregato agli azzurro stellati anche l'attaccante brasiliano Anderson Rodney de Oliveira, detto Babu, svincolato dal Pergocrema con esperienze passate a Salerno, Lecce, Catania ed Avellino. Babù non ha ancora firmato alcun accordo con la Paganese. Abbiamo visto Babù. Avete visto? Abbiamo visto. Ah, se non si fa. Può essere, insomma. Sì, potrebbe essere. Che risposta? Si sta allenando, Carla? Si è allenato? Sì. È svincolato, quindi. Quindi è il prossimo regalo di Natale, il Babbo Natale. Ah, noi io mi auguro che il mio Babbo Natale porti più di un regalo. Questo è il mio pensiero. No. Chi è il direttore del... I miei Babbi Natali, no? No, insomma, a parte quello, è domenica. Non l'ho detto io, ma l'ha detto Scarpa, e se l'ha detto Scarpa la cosa mi fa piacere, perché nonostante noi ci, tra virgolette, ci scanniamo abbastanza io e Ciccio, no? E quindi se lui l'ha detto vuol dire che è in una fase di crescita importante, di maturità, che è la gara della svolta. Noi lo stiamo dicendo da parecchie settimane, ogni domenica è la gara della svolta, domenica ancora di più, insomma, per tante situazioni che si possono creare. E come ho detto ai ragazzi prima della partita, che domenica col Frosinone avrei giocato anche io, che ho smesso, che non avevo più voglia, mi è rivenuta la voglia. Domenica con Latina penso sia ancora una partita più bella, no? Perché si gioca alle 18, perché giochiamo con la prima della classe, perché per tante situazioni, e mi auguro, insomma, che la mia squadra faccia una gran partita sotto tutti i punti di vista.